Chiusura di Radio Radicale, perché in questo paese in cui l'informazione è solamente un sottoprodotto della politica, avere una libera radio come Radio Radicale, imparziale e al servizio dei cittadini in questo paese, è un tesoro e un patrimonio da difendere nel paese. Non sono molti, soprattutto in questi ultimi anni, i motivi di orgoglio per il nostro paese. Uno certamente è stato Radio Radicale. Radio Radicale fornisce un osservatorio e un'informazione di politica estera che nessuna facoltà di scienze politiche, gli stessi istituti specializzati, la stessa Farnesina non sono in grado di fornirci. La formula di Radio Radicale nacque per progressivi avvicinamenti. È una formula con la quale molti di noi combattono la propria solitudine. Se dovesse fermarsi Radio Radicale, la nostra solitudine si accentuerebbe. Sì. E ho l'impressione che anche il Presidente del Consiglio Conte perderebbe molta di quella dignità di cui è giustamente tanto caloroso assertore. Ha bisogno di vivere perché hanno bisogno di alimentarsi alla fonte di Radio Radicale milioni di cittadini italiani. Quanti, ma soprattutto i poveri, gli analfabeti, quelli che non hanno potuto permettersi di andare a scuola o addirittura all'università, si sono invece formati a quella alta scuola di formazione che è stata Radio Radicale. Marco la chiamava la vera università popolare del nostro paese. Quanti si sono, tra virgolette, laureati ascoltando Radio Radicale, perché sono diventati esperti di diritto, di giustizia, esperti di politica estera, hanno potuto conoscere realtà altrimenti ignote, perché bene che vada l'informazione italiana è appunto italiana, italiota, limitata nei confini nazionali. Hanno potuto conoscere la geografia del mondo e la geopolitica del mondo. Le Cine, come diceva Marco Pannella, perché il Tibet, perché il Xinjiang orientale, perché quindi i tibetani, gli uiguri, i montagnar hanno potuto conoscere la storia di popoli, gli italiani, attraverso Radio Radicale, i processi, e quindi avere la possibilità di sapere cosa accada nelle aule di giustizia. E poi le istituzioni, il Parlamento, esperti italiani che si sono laureati attraverso Radio Radicale anche di dottrine politiche, di istituzioni politiche, di diritto costituzionale, ma anche di cose anche più legate alla vita di tutti i giorni del popolo, di sociologia, perché Radio Radicale è riuscita anche a rappresentare la voce, non so se vi ricordate, Radio Parolaccia, che annunciava l'arrivo dei populisti, ma stiamo parlando dei fine anni 80, primi anni 90, e quindi
conoscere la realtà profonda di un paese. Ecco, chiudere questa fonte, non solo l'informazione sarebbe limitato a dire questo di Radio Radicale, ecco, ma di conoscenza. La differenza tra l'informazione e la conoscenza sta che nella conoscenza è frutto, è un atto creativo soprattutto, è frutto del dibattito, del confronto. L'informazione, si può anche morire di informazione, di eccesso di informazione. Invece la conoscenza è un alimento fondamentale per farsi un'opinione. È l'unica opinione che uno si può fare quando questa opinione è frutto, ripeto appunto, di una creazione che può avvenire soltanto nel dibattito, nel confronto di pensieri e di idee. Viva Radio Radicale! E non riesco a immaginare che questa ricchezza per tutti i cittadini e per il paese possa chiudere. La troverei veramente una iattura per la democrazia complessiva. Non ho mai sentito a Radio Radicale faziosità. E è raro in questo paese, no? No, mi commuovo un po' perché penso a Massimo, no? Che per tanti anni ci ha accompagnato la mattina. Ma non solo questo, Radio Radicale ha dato anche voce ai cittadini italiani. Radio Radicale è la possibilità per sentire in diretta quello che avviene nel Parlamento, che questo governo, una parte di questo governo voleva aprire con la Priscatola, in realtà l'hanno blindato. Radio Radicale è l'unico che garantisce questa comunicazione e questa informazione. E non dimentichiamo l'archivio informativo di Radio Radicale, che è un patrimonio storico, un patrimonio politico. Prima sentivo un amico che giustamente diceva che Radio Radicale è anche una grande occasione di apprendimento per tutto l'arco della vita. Io a volte sento delle trasmissioni molto tardi, bellissime, di geopolitica e via dicendo. Quindi viva Radio Radicale, mobilitiamoci tutti per questa che è una garanzia per un'informazione libera e sincera. Grazie.